Si sono tenuti oggi a Padova, dove era cresciuto, ma c'erano anche tanti vicentini amanti del volo libero, all'arrivo del feretro nella chiesa di Rio Ponte San Nicolò. Le esequie di Gianluca Soncin, il presidente del club Montegrappa, deceduto domenica a soli 50 anni. Un atleta giangio, specialista nel parapendio, che da qualche tempo viveva a Borso del Grappa, morto in seguito ad un malore che l'uomo avrebbe accusato subito dopo l'atterraggio a Semonzo, località arcinota tra i praticanti del settore. Nessun incidente col parapendio, o comunque nulla di correlato con la sua grande passione che lo ha reso uno dei piloti più esperti del Veneto in Italia, come confermato alcune ore dopo la disgrazia. Quindi si è trattato di morte naturale. A salutarlo oggi la fidanzata Carla, insieme ai genitori di Gianluca e alla sorella, insieme ai nipotini di quello zio coraggioso. Il cinquantenne stava rimettendo a posto il mezzo per il volo quando è stato colto da un malessere che gradualmente si è rivelato un grave problema di salute. Era atterrato pochi minuti prima nel campo adibito senza alcuna avvisaglia precedente di problemi di salute. Tutto sembrava normale, così come nelle altre migliaia di salti nel vuoto per poi ripiegare il parapendio a Semonzo del Grappa. Purtroppo domenica, dopo l'ultimo volo nel cielo, Soncin è espirato all'ospedale di Treviso, al polo Cafoncello, dove era stato ricoverato in regime di massima urgenza. Un probabile infarto lo ha portato più alto dell'aria, dove era abituato a volare.